Partiranno dal prossimo 24 aprile le attività delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale che assisteranno a casa i pazienti Covid. I dettagli nella scheda. Il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, parla di svolta nell'approccio della cura della malattia perché le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, dal prossimo 24 aprile monitoreranno a casa i malati Covid, evitando le ospedalizzazioni. Ogni unità sarà composta da cinque medici che si alterneranno in due turni giornalieri per poter effettuare almeno otto visite domiciliari al giorno. Il team utilizzerà dispositivi di protezione. Individuali forniti dalle ASR. Il kit sarà composto da una mascherina FFP2, da un camice o grembiule monouso, da occhiali o mascherina, guanti monouso e da una mascherina chirurgica per il paziente. I medici di medicina generale, che si renderanno disponibili muniti dei dispositivi di sicurezza necessari e seguendo le linee guida cliniche predisposte dagli specialisti del Policlinico di Bari, assisteranno i pazienti. Prosegue Montanaro. Le USCA attivate in tutta la regione saranno. 80 con un fabbisogno totale di circa 9.600 kit di dispositivi di protezione individuale per garantire l'attività per almeno 15 giorni. I kit previsti, indicati secondo la popolazione dei territori, inizialmente saranno 680 per la BAT, 2.960 per la ASR di Bari, 950 per quella di Brindisi, 1.450 per la ASR di Foggia, 1.980 per la ASR di Lecce e 1.000 per la 1.380 per quella di Taranto. La distribuzione dei kit sarà a cura delle farmacie territoriali della ASL. Ringrazio i medici di Medicina Generale che collaboreranno con noi, andando con le dovute protezioni, nelle case dei malati per curarli e dare assistenza, commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.